A seguire il combattimento. Attacca il fantoccio, Corvina. Ok. Oh, 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 oh. Ti prego, perché no? Basta! Ai, oh no, soffro! Oh. Com'è andata? Corvina. Non funziona niente. È un vero incubo! Ed è tutta colpa di Robin! Se rivedo quell'imbroglione... Ah! Oh, vuoi che ti faccia entrare? In effetti potrei farlo. Se accetti di fare il bucato come ti spetterebbe. Ultima occasione. Tradizione del non ringraziamento 1. Dite per cosa non si ringrazia. Inizio io per primo. Non ringrazio per i tagli da carta. Io non ringrazio per le api. Proprio così, l'ho detto. Mi hai sentito? Io non ringrazio per le bruciature. Ci vediamo! È sbagliato! Tutto sbagliato! Siamo spacciati ora! E io invece non ringrazio per il tuo solito marcio comportamento! Ehi, forza, da qua! Al mio amico servono gli angoli! Hai distrutto il mio puzzle! Ora io distruggo te! Oh, rifacciamo la parte del combattimento! Distruggendo tutto! Chi si comporta così? Che problemi avete, gente? Basta! Sono entrato in squadra? No, niente affatto! Non avrei dovuto chiedervi di venire qui innanzitutto! E ora fuori! Tutti voi! È davvero un mi ha mandato fuori! Oh, no, ci stai cacciando! Dovrò sterilizzare l'universo, allora. E allora abra cadabra! Oh, mambo! Dai, dance! Wow! Uno spettacolo di magia! Ta-da! Fiori! Sono spuntati dal nulla! Non è uno spettacolo di magia! Posso avere un dollaro dal gentile pubblico? Oh, io ne ho uno! No, prendi il mio, prendi il io mio! Io ho un pezzo da 20! Non dovreste dare del denaro a quel ladro! Oh, incredibile! Oh, ma è pazzesco! Come accidenti fa? Sono davvero sbalordito! E ora, come ultimo numero, guardate come sparisco! In prigione da 10 a 20 anni! Ah, ma oh, dai! Lascialo libero! Hai rovinato lo spettacolo! Perché devi odiare così la magia? Cosa c'è? L'appuntamento. Non ho mai detto sì. Eppure sei qui. Hai un piede sull'occhio della tartaruga. Starà benone, recuperano in fretta. Dico sul serio, usi sempre come piedistallo le... Shh, non devi essere nervosa. Non sono nervosa, solo non è facile avere a che fare con me. Possiedo un lato oscuro. Lo so. Posso mostrarti una cosa? Io, indietro. Rilassati. Oh, grazie. Allora, cosa volevi farmi vedere? Questo.
E con questo dovrei cadere ai tuoi piedi perché mi mostri dei pesci che ballano. Oh, guarda, sono così adorabili. Sembra all'inizio di un musical. Che cosa romantica, dovrei baciarti. Ora vedrai. Intenso? Il cerchio della vita, baby. Sapevo che avresti gradito. Quasi, non riesco a crederci. Ma per la prima volta ho la sensazione che qualcuno mi capisca. Dovresti abbassare il cappuccio più spesso. Grazie. Beh, sarà meglio che... Sì. Che c'è? Giù le mani dalla mia ragazza! Corvina vuole qualcuno che abbia la sua intensità. Anch'io so essere intenso! Intensità! Oh, devo fare un pisolino! Ma tu, sta alla larga dalla mia ragazza, ok? Anche noi abbiamo la nostra uscita dei ragazzi! Ma voi siete ragazzi? Allora abbiamo un'uscita dei ragazzi per ragazze! Uscita delle ragazze? Sì, quella! Sul serio? Certo! E voi non siete abbastanza folli per venire con noi? Che peccato! Beh, pazienza! Signori, muoviamoci! Oh, oh, oh! Femmine! Che cos'è un'uscita dei ragazzi? Una serata tra loro dove fanno battute, chiasso, rutti. Roba da maschi. Ok? Ciao. Ma io conosco tantissime battute e so anche produrre emissioni gassose. A volte i ragazzi vogliono stare soli, senza le ragazze. Sul mio pianeta d'origine non esistono dei rituali del genere. Sai dirmi cosa succede durante una serata tra ragazze? Non ne ho la minima idea. Posso solo immaginare quanto sarebbe terribile. Beh, allora dobbiamo organizzare un rituale del legame tra ragazze. Oh, certo. Ma sai, stasera avevo in mente di guardarmi un film. Sola, soletta. Quindi anche tu credi che io non sia abbastanza folle da poter trascorrere una serata dedicata alle attività delle femmine? Va bene, ma da me non aspettarti niente di folle. Non c'è problema! Conosco qualcuno in grado di scatenare una perfetta ondata di follia! Questa sera faremo l'uscita delle ragazze! Io voglio le polpette! Che cosa sono le polpette? Stai per scoprirlo! Fate piano, vorrei leggere. C'è qualcuno che sa dirmi che ora è? L'ora della polpetta misteriosa! Ah, a chi andrà? E la polpetta misteriosa è di... Corvina! Perché devi costringerci tutti a fare ciò che tu trovi divertente? Semplice, perché tutti quanti adorano le polpette! Mangia, mangia, mangia la polpetta! Mangia, mangia, mangia la polpetta! 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 Va bene, mangerò questa polpetta. Ora la mangia! Ora la mangia!
polpetta, polpetta, polpetta misteriosa in arrivo! Oh, sembra buonissima! Il mio dente! Che cosa hai messo in quell'affare? Beh, è una polpetta cyborg, quindi è metà carne e metà robot. Ovviamente. Ah, per divertirci non ci serve la TV. Ci sono le storie del terrore attorno al fuoco. Ah, sembra divertente. È divertente la mia idea. Certo, perché no? Lo farete e io non dovrò urlare contro nessuno. Sembra una cosa deliziosa. Calmo, Robin, calmo. Non ti agitare. Per una volta sono tutti contenti. Io no, io voglio tornare a casa. 3 su 4, andata! Chi vuole cominciare? Comincio! Gamba destra, attivazione! Braccio destro, attivazione! Braccio sinistro, attivazione! Testa, attivazione! No, fermo lì! La testa sono io! Ma io sono il capo, la testa è del capo! Il robot è mio e quindi guido io! E io cosa sono? La gamba sinistra. Gamba sinistra? Non voglio essere la gamba sinistra! Volete sbrigarvi? Qui c'è puzza di sedano. Ah, va bene. Ah, ah, ma che storia! Ma che storia disgustosa! Ah, ci siete cascati in pieno! Se vedeste le vostre facce! Così impari a raccontare storie sulle caccole. Possiamo tornare a casa ora? Prima vorrei provare anch'io a raccontarvi una storia del terrore. Possiamo tornarcene a casa adesso. Oh, qualcuno ti sta tenendo il muso, eh? Ah, tiene il muso? Adoro quando si rifiutano di parlare. Quindi, Corvina, non dire niente se posso mettermi il tuo mantello. Fantastico, grazie. Vediamo se mi sta... pulito. Guardatemi, sono Corvina. Oscurità, morte, teschi e ossa. Non dire niente se posso usare il tuo libro per trasformare il divano in burrito. Fantastico! Azzarrettamento tristazione! Ops, rimedio subito. Erratto mi transinzon! C'ero quasi. Azzarat mi trionzintos! Non dire niente se... Non parlo perché quella specie di polpetta mi ha rotto il dente! Ah! 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 La bocca! Ti serve un dentista! Escluso! Odio i dentisti! Che posso dire? Sono uno molto cauto. Ok, molto bene, è ora di tornare. Non senti la mia storia terrificante? No, non ci tengo. Grande! E la mia storia è super agghiacciante perché è vera. Beh, a tutti piacciono i film dell'orrore, giusto? Solo a pensarci mi si agita lo stomaco. Oh no! Messaggio ricevuto, grazie, non dovrai dirmelo due volte. Magari una commedia. Le commedie mi fanno ridere. Ai! Ma perché l'hai fatto? Perché io adoro le commedie! Finora non ci eravamo mai messi d'accordo così velocemente. Mi piacciono queste diverse corvine... Beh, questa era terrificante. Possiamo andare ora? Non prima che tu ci abbia raccontato una storia del terrore, Corvina! Volete una storia del terrore? Bene! Tanto tempo fa, una creatura dell'oscurità strisciò su nel mondo. La luce le feriva gli occhi, così li chiuse tutti, tranne due. Per ripararsi dalla luce, si avvolse nel manto dell'oscurità. La signora del mantello si fece degli amici, un uomo di latta, una principessa, una iena ed un piccolo, piccolissimo elfo. Insieme compirono nobili imprese e per un po' la signora del mantello visse con loro.
ma col tempo cominciò a stancarsi. Buia! Gridava l'uomo di latta. Addestramento, fare attenzione, assemblea generale! Strillava il piccolo elfo. E la iena rideva e rideva. E la principessa, beh, lei era a posto, ma ogni giorno diventavano più rumorosi, sempre di più, sempre di più! Finché una notte lei svuotò! Gettò via il mantello. Gli altri videro che mostro si nascondeva tra loro. Le sue dita divennero artigli, i suoi denti rasoi. Aprì tutti gli altri occhi nascosti, poi, veloce come un serpente, li mangiò tutti, uno dopo l'altro. E cosa è successo poi al mostro? Niente. Perché io sono il mostro! Ora, tutti a casa? Grandioso! Tra poco, Corvina avrà una sorpresa sgradita dal suo malvagio papà! Ciao, sono Corvina. Mio padre ha sempre voluto che seguissi le sue orme e distruggere il mondo con la magia nera. Lui non approva, ma quello che voglio fare io è... ballare! Corvina, i demoni non ballano, tesoro! Te l'ho detto, i demoni non ballano! I demoni non ballano! Mio padre pensa che i demoni non ballino, ma stasera voglio mostrargli che sbaglia con stile! Nelle ultime due settimane ho preparato quest'abito per la mia esibizione! Non è bellissimo? No! Papà, come hai potuto? Per l'ultima volta, Corvina, i demoni non ballano! Oh, forte! Si fa sul serio! Corvina sarà in grado di ballare o alla fine dovrà appendere le scarpe al chiodo! Alla prossima puntata di La futura stella della Justice League! Continua!